Tutti e tre restammo in silenzio mentre passavamo davanti a un cartello con la scritta «Benvenuti al villaggio senza nome». Tutta la gente ci osservava con uno sguardo senza emozioni. Le loro teste erano inclinate in angoli identici, come se stessero ascoltando un suono da lontano. Per un momento l'ho sentito pure io. Per un momento le persone in macchina con me mi sembravano strane e non riuscivo a ricordare chi fossimo o dove stavamo andando. Ma poi, quando abbiamo superato l'ultima casa, ricordai tutto. Eravamo vecchi amici, stavamo viaggiando insieme, eravamo a salvo, tutti e quattro. Papà, cosa sta succedendo? La paura intrecciava ogni sua parola, mentre la sua mente di 5 anni cercava di capire la carneficina e la distruzione fuori dalla finestra. Non succede niente, figliolo. Tutto finirà presto. Lo rassicurò suo padre con lacrime e falsi sorrisi. Farà male? Chiese il ragazzo singhiozzando. No, non lo sentirai. Ma assicurati di cercare la mamma lassù, ok? Disse riluttante il padre mentre caricava l'ultimo proiettile nella sua pistola. Ti voglio bene, papà, disse il ragazzo mentre chiudeva gli occhi. Ti voglio bene anch'io. Le mostruosità sfondarono le barricate improvvisate. Mi dispiace, sussurrò il padre prima di spararsi. Mancavano 2 giorni prima del giorno del ringraziamento e Danny stava adempiendo al suo dovere annuale, portare i suoi genitori a casa di sua sorella appena fuori Spokane, Washington. Lui temeva ogni anno questa gita di 6 ore e l'insistenza dei suoi genitori di fargli da copilota. Sembrava che almeno una cosa dovesse andare storta ogni volta che viaggiavano e, preciso come sempre, arrivò giusto il primo errore in questo viaggio. Fu quando Danny prese la strada sbagliata, la quale li portò su una lunga strada deserta, con foreste minacciose su entrambi i lati. Dato che la famiglia non sapeva quanto tempo sarebbe passato prima di tornare sulla strada principale, presero la decisione unanime di fermarsi in un'area di riposo solitaria per andare in bagno. Mentre scendeva dall'auto e si sgranchiva le gambe, Danny si guardò intorno e vide che c'era solo un altro veicolo in sosta. Un grosso camioncino parcheggiato da alcuni metri, con un uomo corpulento e barbuto seduto al posto di guida. Dopo che Danny ebbe finito i suoi affari nel bagno, tornò fuori dove aveva parcheggiato. Vide che i suoi genitori se la stavano prendendo comoda, così decise di curiosare intorno. E allo stesso tempo si distraeva dal travolgente senso di terrore che lo straniero misterioso nel camioncino gli stava causando. Senza rendersene conto, sentì sbattere le porte della macchina all'improvviso e si voltò per vedere che i suoi genitori lo stavano aspettando. E visto che erano tutti pronti, Danny partì lungo il gran tratto di strada, mentre l'oscurità consumava tutto ciò che li circondava. Cioè, fino a quando 2 luci accecanti si accesero dietro di lui. Era quel camioncino. Non smetteva di lampeggiare e di suonare il clacson come se fosse la fine del mondo. Danny abbassò il finestrino e gli fece cenno di passare, ma il mostruoso camion continuò a disturbare. Alla fine, Danny si fermò, scese e cominciò a urlare contro l'autista del camioncino, il quale si era fermato dietro di lui. L'uomo barbuto uscì di fretta e corse verso Danny, quasi senza fiato. L'uomo corpulento afferrò Danny per le spalle e con voce angosciata disse:
Quelle persone che sono salite nella tua macchina non sono le stesse che sono andate in bagno. Li ho visti venire dai boschi. Prima che Danny potesse persino capire cosa stesse cercando di dire quell'uomo, sentì aprirsi le porte della macchina, seguito dai suoni di passi che si allontanavano rapidamente nella foresta scura che li circondava. Come sempre, fatemi sapere quale vi è piaciuta di più. Approfitto delle feste per salutare un po' di gente. Saluti a Conte di Montecristo, Il culto dell'inferno, Bobby Rock Gambimagni, Polygon 2.0, Adriana Rizzi, Franci Petra, Giovanni Martinelli, Franco Desta, Lucifer Morningstar, Elena Bertagna, Nina Witch, Paola Rossini, Matteo Favaro, naturalmente saluto anche tutti gli altri. Quest'anno, se tutto va bene, spero di fare qualche live, in modo che possiate parlare a tu per tu con me. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Da Destino è tutto, vi saluto e vi auguro un buon 2020. Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento. Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.